Tra i 98 libri in concorso arrivati quest'anno per la seconda edizione dei premi Flaiano Poesia, a vincere è stato Massimo Morasso con Frammenti di nobili cose, pubblicato da Passigli Editori, che ha prevalso su Tiziano Broggiato, in concorso con Sorvoli, edito da Luigi Pellegrini Editore, e Daniele Gorret con Reliquie per Einaudi. Il vincitore della sezione Poesia, Under 30, è stato invece Gabriele Guzzi, con Un volto da un vuoto, in stampa con Italic Quod, che con le preferenze accordate dalla giuria ha superato Eleonora Nitti Capone con Per fede essi chiusero le fauci dei leoni, edito da Italic Pequod, e Sofia Fiorini con La perla di Minerva, pubblicato con La noce d'oro. I due vincitori delle sezioni si sono aggiudicati il prestigioso Pegaso d'oro durante la cerimonia finale che si è svolta all'Aurum di Pescara e che è stata condotta dalla giornalista Paola De Simone. Attribuiti anche premi in denaro a entrambi i vincitori e al secondo e al terzo classificato della sezione Poesia. Il comitato direttivo del premio ha inoltre deciso di attribuire un premio Flaiano speciale di poesia che quest'anno è andato alla poetessa e traduttrice bergamasca Silvia Bre, con all'attivo numerose pubblicazioni di poesia con Einaudi e importanti lavori di traduzioni di Emily Dickinson, che nel 2019 le sono valsi il premio maggiore per la traduzione del Ministero per i beni e le attività culturali. A decretare i vincitori delle due sezioni di poesia è stata la giuria tecnica, presieduta da Roberto Mussapi e composta da Luigi Colagreco, Anna Dolfi, Gianfranco Lauretano, Giancarlo Pontiggia, Loretto Raffanelli e Davide Rondoni, che nelle settimane precedenti hanno selezionato i sei autori che hanno composto le due terne finaliste del concorso nelle due sezioni di poesia e poesia under 30. Il premio si è avvalso anche del contributo di due giurie popolari, ciascuna composta da 50 membri. Quella popolare, che ha votato la sezione poesia, è composta da professionisti selezionati all'interno della società abruzzese, mentre la giuria popolare, che ha analizzato i testi in concorso della sezione poesia under 30, è composta da studenti e studentesse della facoltà di lettere dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, grazie a una collaborazione avviata quest'anno con il DILAS dell'Ateneo D'Annunziano e con Mario Cimini, professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università D'Annunzio. I premi Flaiano per la poesia sono promossi e organizzati dai Premi Internazionali Flaiano e dal Centro di Poesia e Altri Linguaggi, in partnership con la Fondazione Pescara Abruzzo e con Toto Holding e Beeper tra gli sponsor principali. Intanto, il 30 giugno, sempre all'Aurum alle 20:30, con ingresso libero, si svolgerà la cerimonia di premiazione per la narrativa e l'italianistica. Il 1 luglio, invece, alle ore 20, al Cineteatro Sant'Andrea, sarà inaugurato il Flaiano Film Festival alla presenza di Riccardo Milani. Sempre nell'ambito della rassegna, il 3 luglio sarà proiettato il film Moor sulla guerra in Ucraina di Kasia Smutniak, che alla fine della proiezione si intratterrà in sala per dialogare con il pubblico. Infine, il 7 luglio in Piazza Salotto a Pescara, l'evento conclusivo dei premi Flaiano per cinema, teatro e giornalismo, alle 20:30 con ingresso gratuito.